Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo rivisto dopo tanto tempo Zimos e ci siamo fatti una corsetta assieme. Oggi invece continuiamo la missione e si torna qui. So, you rescued Zimos. What's e poi? Next? The Dominatrix orders Paul to terrorize the city and we need to figure out a way to stop it. It was our darkest hour, and despair was filling the saints. But Donnie came forward. Già, meno male che è arrivato Donnie. Let's not oversell it. He had us build a spaceship. As a team, Kinsey. As a team. You guys are at least showing the 7-minute QTE montage of us building the ship to fight Paul, right? No. Questo primo piano è bellissimo questo primo piano. Jesus. I didn't think getting a giant monster to eat us was gonna be so difficult. I warned you Paul was dangerous. When I heard Giant Saints flow can, I really didn't expect it to be that tough. Non lo credeva Sorry, nessuno. I never took you seriously, Pierce. Kinsey, where to? To Paul's brain. That's where our weapons will do the most damage. Hold on. This thing has a brain. What exactly have I been drinking all of these years? I'm contractually prevented from divulging the secret ingredients in Saints Flow. It doesn't matter as long as we get up there and stop Paul. Just focus on that. The city looks nicer. I always wonder what my food saw when I ate. And people say I'm weird. E la gente dice che io sono strana. Ecco fatto. Questa mi sa che poi è la missione più difficile da fare a livello di trofei, parlo. Perché non so esattamente cos'è che vogliono che io distruggo. O meglio, credo di saperlo. Did the script ever say what those things floating inside Paul were? I don't remember. Ma non so dove si nascondano tutte. Supposed to be stuff like ginseng, guarana, taurine, all those types of ingredients you find in a regular energy drink. And certo. What about those big polyp-looking things? Ah, those are just stuff. Wait a minute. Didn't I see those before in a medical dissection video of a frog? Oh, look! We're almost to Paul's brain. Eccoci al cervello. Aspetta, ecco fatto. If we release our payload here, it should cause a chain reaction that'll destroy Paul. Then let's do it. Piazza il carico e come. Ecco. Ah, ma sono delle Mentos, ma davvero? The cargo holds packed too tight. Try shaking the ship from side to side until they come loose. What'd you do? Just stuff everything in there, Pierce? You try getting all adesso cade tutto assieme e noi dobbiamo scappare veloci. Quanto ci fa? La nave! We have to get out of here before the whole place blows. Then how exactly do we do that? Hit Paul's cup. Oh, good. At least the intense escape from Paul wasn't cut. Meno male, dai. Almeno qualcosa ti è rimasto, Donnie. Intanto, eliminiamo tutte le palle verdi. Ecco fatto. Spero. Minchia. No, ne abbiamo appena mancata una. Posso morire e rifarla? Ecco fatto. A sto punto. Ok. Dobbiamo riuscire a distruggerli tutti. Ok, l'ho preso. Perfetto. No, 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 no. Ok. Ah, ma posso andargli anche addosso. Allora. Ti prego, dimmi che li ho presi tutti. Go on, boss. Pop that top. Li ho presi tutti? Non ne sono sicuro. Sono abbastanza sicuro che ce ne fosse qualcuno all'inizio, che non abbiamo visto. Ah,
queste missioni del cazzo. Dove ne abbiamo mancato uno? Sicuramente ne avrò mancato uno. Dove l'abbiamo mancato? Vabbè, non importa. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.